Oh, anche per oggi un buongiorno. Siamo qui la pasta italiana in casa di Pasta Zara in mia compagnia Marco. Io ogni tanto sfoglio il libro per darvi qualche suggerimento interessante su come cucinare la pasta e oggi ho pensato di fare una ricetta interessante. Ho deciso di cucinare per voi la pasta che sono le trottole, una pasta simpatica, divertente e che si può cucinare nel tempo indicato sulla confezione di cottura, 6-8 minuti. Volete scoprire gli ingredienti? È fondamentale una cipolla fresca, poi dell'aglio maturato nell'olio, così abbiamo la possibilità di dare un sapore particolare pungente. Poi abbiamo deciso di recuperare tutte le teste dei calamari, vedete? C'è un'ottima salsa per poter accompagnare la vostra pasta. Serve del buon vino rosé e per ultimo del pomodoro grappolo, perché un po' di pomodoro non guasta mai. Vogliamo scoprire insieme la ricetta? Seguitemi! Ecco qui la nostra cipolla, abbiamo la possibilità di fare un bel piatto simpatico, fresco, anche un po' pungente. Potete anche usare delle mandoline, anche dei robot vanno bene. Prendete il pomodoro ben lavato, portatelo nella pentola con dell'acqua bollente, inseritelo dentro per un minuto, così quando l'acqua bolle la pellicina si staccherà dal pomodoro e eviteremo così di utilizzare la pellicina. Scegliamo una padella di alluminio antiaderente. Se avete una piastra di induzione utilizzate materiale adatto per l'induzione o la base in acciaio, oppure scegliete un alluminio antiaderente con la piastra metallica per far sì che l'induzione funzioni. Seguite con il mio piano di cottura, individuate la scelta e la posizione della padella. Aspettiamo che si surriscaldi per bene e scegliamo il nostro grasso di condimento. Un cucchiaio per ogni porzione. Extravergine di oliva made in Italy, mi raccomando. Cipolla. La facciamo appassire velocemente. Nel frattempo prendiamo i pomodori che avevamo messo a sbianchire per tirare via la pellicina. Li mettiamo qui subito davanti ai vostri occhi, facendovi vedere come la pellicina viene tirata via. Ecco qua. Per facilitare l'operazione si potrà mettere il pomodoro in acqua fredda e si tira via tutta la pellicina, vedete? Ecco qua. Facciamo colorire la cipolla tagliata grossolanamente, una julienne regolare, sempre con del buon olio di oliva extravergine. Per permettere un appassimento della cipolla, per evitare che prenda colore, prendiamo del brodo o dell'acqua di cottura. Il sale sempre alla fine, mi raccomando. Abbiamo deciso di utilizzare le teste di calamario. Uno. E una, due. E per aromatizzare a piacimento potete utilizzare del buon vino bianco secco oppure rosato, come nel mio caso. A me piace inserire sempre dell'aglio. Questa volta preferisco usarlo intero per eliminarlo dopo la cottura, in modo che dà sapore, ma sicuramente nessuno lo troverà nel piatto. Abbiamo detto 100 grammi per porzione. Ricordatevi, il nastro salva freschezza della pasta, è firmato nazionale Italiana Cuochi perché l'abbiamo selezionata come pasta di qualità. Scegliamo la nostra quantità, chiudiamo la pasta in più così si mantiene fresca. 10 grammi di sale grosso per un litro di acqua, inseriamo, l'acqua è bollente, non occorre utilizzare il coperchio per cucinare la pasta, anzi eviteremo così che in caso di bollitura l'acqua vada fuori, basta far passare un po' di aria. Completiamo il piatto con l'ultima componente per la salsa, cioè i pomodori. Possiamo eliminare i semi del pomodoro utilizzando solo la polpa. Questo per chi vuole eliminare gli semetti.
La nostra polpa la trituriamo grossolanamente, la disponiamo nella nostra ciotolina e la utilizziamo pronta da mettere nell'intingolo a base di cipolle e calamari. Ecco qua. Mi raccomando, non troppo sale e pepe al mulinello. Il profumo c'è. Controlliamo la pasta, controlliamo se al dente. Ora è pronta, la scoliamo. Ci avviciniamo con la nostra padella, non la scoliamo perfettamente, tratteniamo un po' di acqua ed ecco che possiamo condire la pasta. A piacimento impreziosisco con dell'origano. Io non suggerisco di mantecarla con nessun tipo di parmigiano grattugiato o di formaggio grattugiato in genere, lasciatela semplicemente così. Prepariamo due piatti. E le nostre due porzioni sono pronte. Il pepe al mulinello e, se mi credete, possiamo andare a mangiare la pasta. È molto buona.